Quest'anno abbiamo scelto come tematica della giornata della cultura l'arte sacra e i beni ecclesiastici. Vi chiederete perché? Perché noi ci siamo posti questo quesito. Voi siete mai entrati in una chiesa e vi siete mai chiesti di chi avesse dipinto quel determinato quadro o a quando risalisse quella determinata statua? Beh, sicuramente queste sono delle ricchezze che abbiamo a Catanzaro e che dobbiamo conoscere meglio. Per questo quest'anno abbiamo scelto questa tematica e infatti alle 9:30, il programma prevede che alle 9:30 di giovedì saremo a un dibattito alla sala conferenze della Camera di Commercio di Catanzaro, dove parleremo appunto con i ragazzi siciliani di queste ricchezze, grazie appunto ai relatori, agli illustri relatori, quale il direttore del MUDAS, Don Maurizio Franconiere, e il professor Luigi Mariano Guzzo, che è docente di beni culturali ecclesiastici all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Inoltre il programma prevede che alle ore 11 ci sia una visita guidata appunto al MUDAS, al Museo Diocesano di Catanzaro Squillace, dove andremo a conoscere meglio i paramenti sacri e soprattutto i quattro scarabattoli di Catanzaro. Inoltre la sera chiuderemo con la cerimonia di assegnazione dei premi di Carlino d'Argento, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, proprio a quattro, consegnandoli a quattro personalità, a quattro eccellenze catanzaresi che si sono distinte nelle quattro varie tematiche. Segnati sono, per quanto riguarda l'eccellenza, Elena Sodano; per quanto riguarda la giovane imprenditoria, abbiamo dato Nido di Seta; e la arti sceniche e discipline dello spettacolo ad Alessandro Grande; e premio cultura invece andrà ad Alessandro Campi. Il Leo Club è un'associazione che opera sul territorio, infatti il nostro nome Leo sta proprio per un acronimo che indica Leadership Experience Opportunity, cioè l'obiettivo di formare le doti di leadership, di dare un'esperienza attraverso il dialogo e il dibattito, di fornire l'opportunità di crescita sia individuale che collettiva. In questo contesto noi crediamo sia fortemente importante l'impatto che un'associazione come questa abbia sul territorio, pertanto tra i vari obiettivi che ogni anno ci poniamo ci sta proprio quello di fornire ai ragazzi l'opportunità di comprendere l'importanza del proprio territorio, dove si nasce, dove si cresce, dove ci si sviluppa. È importante quindi conoscere e capire tutto ciò che ci ha preceduto e quindi anche la cultura del territorio catanzarese. Noi negli anni abbiamo sviluppato diverse tematiche e ogni anno questo progetto va avanti e si accresce sempre di più. Ci mettiamo sempre qualcosa di nuovo, proprio perché riteniamo che fondamentale sia lo scopo di far comprendere l'importanza della cultura catanzarese nel mondo e far capire ai ragazzi che noi abbiamo tanto da dare sia in termini appunto di arte che di cultura. La giornata di oggi si inserisce all'interno della bellissima programmazione attuata dall'assessorato alla cultura, tantissimi eventi che ogni giorno arricchiscono l'offerta culturale di questa città. E come assessorato abbiamo sposato, sostenuto questa iniziativa che va a premiare le eccellenze calabresi e quindi soprattutto della città di Catanzaro, di persone che si sono contraddistinte nei vari campi. Merito va a chi ha voluto organizzare questa giornata proprio per rafforzare quello che Catanzaro è in grado di esprimere, quindi nella cultura, nel sociale. Un premio che lo scorso anno ha visto premiati delle personalità importanti, lo facciamo insieme agli amici dell'O Club anche quest'anno per rafforzare appunto le capacità di questa città. L'importante di questo evento è quello di indicare e far conoscere delle personalità che in campo nazionale e anche internazionale si sono fatti valere attraverso il loro lavoro, la loro passione, non disconoscendo però la loro territorialità e le proprie radici. Anzi, spesso la loro sensibilità alla ricerca è stata proprio volta alla maggiore conoscenza del territorio di provenienza, e quindi per noi è una grande cosa.